A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata. Da Orazio Coclite al microfono, da Giuseppe Mauriello alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con l'aula Paolo VI in Vaticano, la grande aula delle udienze, per partecipare all'udienza generale di oggi, mercoledì 17 gennaio. Quella odierna è la terza per questo mese. Stamane il Pontefice, proseguendo il suo itinerario sui vizi e le virtù, dedicherà la sua catechesi alla lussuria, un vizio questo molto pericoloso che riguarda la sfera sessuale. Sentiremo cosa dirà tra poco Papa Francesco, non vi anticipo nulla. Mercoledì scorso, nella sua catechesi dedicata sempre, come dicevo, ai vizi capitali, il Papa, parlando della gola, del vizio della gola, ha denunciato una sorta di bulimia sociale nei confronti delle risorse che da uomini ci trasforma in consumatori rapaci. Letto da un punto di vista sociale, la gola è forse il vizio più pericoloso che sta uccidendo il pianeta. Ecco che questo applauso che sentite in sottofondo accoglie l'ingresso qui in aula di Papa Francesco, che con il suo bastone si avvia lentamente alla sede, dove tra poco, con il segno della croce, darà inizio a questa terza udienza generale per questo mese, ma anche terza dall'inizio del nuovo anno. Tornando a mercoledì scorso, quindi il Papa ha parlato del vizio della gola, ma al termine, prima della benedizione finale, ha esortato a rinnovare la nostra vicinanza con la preghiera alla cara popolazione ucraina e a quanti soffrono a causa della guerra. Bene, io mi fermo qui. Come sentite, viene annunciato l'inizio dell'udienza generale. A tutti un buon ascolto. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like heathens who do not know God. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem ersten Thessalonicher Brief.
Das ist es, was Gott will, eure Heiligkeit, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Proverbios. Hermanos, la voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada como hacen los paganos que no conocen a Dios. Palabra del Señor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, esta é na verdade a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos afasteis da devassidão, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, sem se deixar levar pelo desejo da paixão, como os pagãos que não conhecem Deus. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. أيها الإخوة، إن مشيئة الله إنما هي تقديسكم، ذاك بأن تجتنبوا الزنا، وأن يحسن كل منكم اتخاذ امرأة في القداسة والحرمة، فلا يدع الشهوة تستولي عليه كما تستولي على الوثنيين الذين لا يعرفون الله. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Oto słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E oggi ascoltiamo bene la catechesi, perché dopo avremo Circo che farà qualche cosa qui per divertirci. E proseguiamo il nostro itinerario sui vizi e le virtù. E gli antichi padri ci insegnano che dopo la gola, il secondo demone, cioè il vizio, che sta sempre accovacciato alla porta del cuore, è quello della lussuria. Mentre la gola è la voracità nei confronti del cibo, questo secondo vizio, la lussuria, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Si va di bene, nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale, non c'è una condanna. Un libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, è uno stupendo poema di amore tra due fidanzati. Tuttavia questa dimensione così bella, la dimensione sessuale, dimensione dell'amore, la nostra umanità non è esente da pericoli, tanto che già San Paolo deve affrontare la questione nella prima lettura ai Corinzi. Scrive così,
San Paolo. Si sente dappertutto parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani. L'improvero dell'Apostolo riguarda proprio una gestione malsana della sessualità da parte di alcuni cristiani. Ma guardiamo all'esperienza umana, all'esperienza dell'innamoramento. Sono tanti sposi novelli, voi potete parlare di questo, eh? Perché questo mistero accada e perché sia un'esperienza così sconvolgente nella vita delle persone, nessuno di noi lo sa. Una persona si innamora di un'altra, l'innamoramento viene. È una delle realtà più sorprendenti dell'esistenza. E buona parte delle canzoni che si ascoltano alla radio riguardano questo. Amori che si illuminano, amori sempre ricercati, mai raggiunti, amori carichi di gioia o che tormentano fino alle lacrime. Se non viene inquinato dal vizio, l'innamoramento è uno dei sentimenti più puri. Una persona innamorata diventa generosa, gode nel fare regali, scrive lettere e poesie, smette di pensare a se stessa per essere completamente proiettata verso l'altro. È bello questo, eh? E se chiede a un innamorato per quale motivo tu ami, non troverà una risposta. Per tanti versi il suo è un amore incondizionato, senza nessuna ragione. Pazienza se quell'amore è tanto potente e anche un po' ingenuo. L'innamorato non conosce veramente il volto dell'altro, tende a idealizzarlo, è pronto a pronunciare promesse di cui non coglie subito il peso. Questo giardino dove si moltiplicano meraviglie non è però al riparo del male. Esso viene deturpato dal demone della lussuria e questo vizio è particolarmente odioso, per due motivi almeno, no? Anzitutto perché devasta le relazioni tra le persone. Per documentare una realtà del genere è sufficiente, purtroppo, la cronaca di tutti i giorni. Quante relazioni iniziate nel migliore dei modi si sono poi mutate in relazioni tossiche, di possesso dell'altro, prive del rispetto e del senso del limite? Sono amori in cui è mancata la castità, virtù che non va confusa con l'astinenza sessuale, no. La castità è oltre che l'astinenza sessuale. Bensì, con la volontà, va connessa con la volontà di non possedere mai l'altro. Amare è rispettare l'altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un'anima che non sono i nostri e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori. Amare è quello. L'amore è bello. La lussuria, invece, ci fa beffe di tutto questo. La lussuria depreda, rapina, consuma in tutta fretta, non vuole ascoltare l'altro, ma solo il proprio bisogno e il proprio piacere. La lussuria giudica una noia ogni corteggiamento. Non cerca quella sintesi tra ragione, pulsione e sentimento che ti aiuterebbe a condurre l'esistenza con saggezza. Il lussurioso cerca solo scorciatoie. Non capisce che la strada dell'amore va percorsa con lentezza e questa pazienza, lungi di essere sinonimo di noia, permette di rendere felici i nostri rapporti amorosi. Ma c'è una seconda ragione per cui la lussuria è un vizio pericoloso. Tra tutti i piaceri dell'uomo, la sessualità ha una voce potente. Coinvolge tutti i sensi, dimora sia nel corpo che nella psiche. E questo è bellissimo.
Ma se non è disciplinata, è disciplinata con pazienza, se non è iscritta in una relazione, in una storia dove due individui la trasformano in una danza amorosa, essa si muta in una catena che priva l'uomo di libertà. Piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia. Soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza. Dobbiamo difendere l'amore, amore del cuore, della mente, del corpo, amore puro nel donarsi uno all'altro. E questa è la bellezza del rapporto sessuale. Vincere la battaglia contro la lussuria, contro la cosificazione dell'altro, può essere un'impresa che dura tutta una vita. Però il premio di questa battaglia è il più importante in assoluto, perché si tratta di preservare quella bellezza che Dio ha scritto nella sua creazione, quando ha immaginato l'amore tra uomo e la donna, che non è per usare uno all'altro, ma per amarsi. Quella bellezza che ci fa credere che costruire una storia insieme è meglio che andare a caccia di avventure. Tanti Don Giovanni lì, Costruire una storia insieme è meglio che andare a caccia di avventure. Coltivare tenerezza è meglio che piegarsi al demone del possesso. Il vero amore non possiede, si dona. Servire è meglio che conquistare, perché se non c'è l'amore, la vita è triste solitudine. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, alors que la gourmandise évoquée la semaine dernière et la voracité envers la nourriture, la luxure est une sorte de voracité envers une autre personne et représente un lien empoisonné entre des êtres humains, notamment dans le domaine de la sexualité, qui est pourtant une belle dimension de notre humanité. Il s'agit d'un vice particulièrement odieux et dangereux pour deux raisons. La première et qu'il ruine les relations entre les personnes en chosifiant l'autre. La seconde raison est qu'il enchaîne l'homme et génère une forme de dépendance. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare gli studenti di Fenelon Sainte-Marie di Parigi. Vi invito tutti a testimoniare la bellezza e la dignità della persona umana nelle vostre relazioni. A tutti la mia benedizione. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les élèves de Fénelon Sainte-Marie de Paris.
Je vous invite tous à témoigner de la beauté et de la dignité de la personne humaine dans vos relations. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. In a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to lust, which is opposed to the beauty of that love which the Creator has implanted in our hearts and called us to cultivate in our relations with others, especially by the responsible use of our sexuality. Lust poisons the purity of love by turning it from a chaste, patient, and generous acceptance of another person in all the mysterious richness of his or her being into an egotistic desire for possession and immediate satisfaction. God's gift of sexuality, which finds sublime expression in conjugal love, is at the service of human fulfillment and authentic freedom, whereas lust enchains us in selfishness and emptiness. May our hearts always treasure the beauty of love, which shares in the mystery of God's own unconditional love for us, created in his own image. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Australia and the United States of America. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die geistlichen Väter im frühen Christentum warnen immer auch vor dem Laster der Unkeuschheit, das an der Tür des Herzens lauert. Hierbei geht es nicht um eine Ablehnung der Sexualität als solcher, sondern um den rechten Umgang mit ihr im Sinne des Schöpfers. Die Erfahrung des Verliebtseins etwa zeigt, dass es dem wahrhaft Liebenden zuerst um das Glück des anderen geht. Diese uneigennützige und reine Liebe wird jedoch entstellt, wenn sie zu einer besitzergreifenden Begierde wird, die den Menschen nicht mehr als Person betrachtet, sondern als Objekt zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Auf diese Weise werden die menschlichen Beziehungen vergiftet
und die Liebe erlischt. Der geduldige Weg der Keuschheit hingegen schützt die wahre Liebe und führt so zur Erfüllung. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, la vita di Sant'Antonio Abate, di cui io ricorre la memoria liturgica, ci mostra come la lotta spirituale contro i demoni e il peccato è indispensabile per crescere nella santità. Imploriamo dunque il continuo aiuto del Signore per vincere questa battaglia. Liebe Brüder und Schwestern, das Leben des heiligen Mönchsvaters Antonius, dessen Gedenktag wir heute begehen, zeigt uns, dass der geistliche Kampf gegen die Dämonen und die Sünde unverzichtbar ist, um in der Heiligkeit zu wachsen. Bitten wir also beständig um die Hilfe des Herrn, damit wir am Ende den Sieg erlangen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo este ciclo de catequesis dedicado a considerar los vicios y las virtudes, hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a las personas, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado. En cambio, el amor verdadero se muestra desinteresado, sin condiciones, es generoso, es comprensivo, es servicial. La Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana. Esta nunca se condena cuando preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados por la voluntad de poseer a otro. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor la gracia de saber amar como Él ama, con un amor libre, gratuito, y también de saber contemplar respetuosamente el don que Dios nos da en el hermano. Que Dios lo bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes.
abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Irmãos e irmãs, depois de refletir sobre a gula, hoje detenho-me sobre outro vício que ronda o nosso coração, desejando entrar nele. É a luxúria. Trata-se de uma sofreguidão que devora as relações. Ao alertar para este veneno, o cristianismo não condena o instinto sexual. Na verdade, o enamoramento é um dos sentimentos mais puros. Os enamorados desintoxicam-se de si mesmos ao pensarem constantemente na pessoa amada. Porém, esta bela experiência humana corre dois perigos. Um é o querer submeter a outra pessoa a uma vontade egoísta. O outro é o vício da pornografia que coisifica. Para ambos, o remédio é construir a beleza de uma história a dois com respeito e liberdade. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale saluto il gruppo proveniente di Capo Verde. Signore che ci ha creato, ci chiama a seguire vie di unità. La creatività per farlo la attingiamo sempre dal Vangelo. Dio vi benedica. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente o grupo que veio de Cabo Verde. O Senhor que nos criou chama-nos a seguir caminhos de unidade. A criatividade para fazê-lo brota sempre do Evangelho. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة، سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على رذيلة شهوة الجسد في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال شهوة الجسد هي العلاقة التي تسمم الحياة الجنسية لكن الوقوع في الحب هو من أنقى المشاعر إن لم يتلوث بالرذيلة فالشخص الواقع في الحب يصير سخياً تجاه الآخر ويسره تقديم الهدايا له ويتوقف عن التفكير في نفسه ليجد كمال نفسه في الآخر الذي يحبه وهو مستعد لأن يقدم له كل شيء هناك سببان يجعلان شهوة الجسد رذيلة أولاً لأنها تدمر العلاقات بين الأشخاص شهوة الجسد ليست علاقة بل تريد أن تسيطر على الآخر ولا تريد أن تحترمه هي حب لا عفة فيه الحب يعني احترام الآخر والبحث عن سعادته وتنمية التعاطف مع مشاعره أما شهوة الجسد فتريد إشباع شهوة في الجسد وتستمع لحاجتها وللذتها فقط والسبب الثاني أن العلاقة الجنسية تشرك الحواس كلها وتسكن في الجسد والنفس وهي حالة نفسية أيضاً فإن لم تهذب بصبر ولم تدرج في علاقة وفي قصة يحولها شخصان إلى رقصة حب فإنها تتحول إلى قيود تحرم الإنسان حريته بدون حب نقي حقيقي الحياة تصير عزلة حزينة والآن
تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Camminiamo sulla via dell'amore che Gesù ha percorso fino alla croce. Perché solo l'amore ci disseta il cuore, guarisce le nostre ferite e ci dà la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنسر في طريق الحب الذي سار فيه يسوع حتى الصليب لأن الحب وحده يروي قلوبنا ويشفي جراحنا ويمنحنا الفرح الحقيقي بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W kolejnej katechezie o wadach i cnotach rozważamy dziś rozwiązłość. Jest ona rodzajem zachłanności względem drugiej osoby, zwłaszcza w sferze seksualności. Chrześcijaństwo nie potępia seksualności, ale jej niewłaściwe traktowanie. Rozwiązłość pustoszy relacje między ludźmi. Jakże wiele związków przekształciło się w relacje toksyczne, polegające na posiadaniu drugiej osoby. To miłość, której brakuje czystości. Cnoty, której nie należy mylić z abstynencją seksualną. Jest ona raczej wolą, aby nigdy nie posiąść drugiej osoby. Inną formą zagrożenia jest pornografia, w której dąży się do satysfakcji bez relacji. Człowiek rozwiązły szuka drogi na skróty. Nie rozumie, że miłość wymaga czasu i cierpliwości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polaki. La catechesi di oggi è un incoraggiamento ad affrontare la lusuria. La lotta contro questo vizio può durare tutta la vita. La ricompensa però è incomparabile, il perseverare quella bellezza che Dio ha scritto nella sua creazione, quando ha immaginato l'amore tra uomo e donna. Mi aiutino in questo l'intercessione e l'insegnamento di San Giovanni Paolo II, che con grande devozione educava i giovani all'amore maturo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiejsza katecheza jest zachętą, by stawić czoła rozwiązłości. Walka z tą wadą może trwać przez całe życie, ale nagroda jest niezrównana. Zachowanie piękna, które Bóg wpisał w swoje stworzenie, kiedy przewidział miłość między kobietą i mężczyzną. Niech pomaga wam w tym wstawiennictwo i nauczanie świętego Jana Pawła II, który z wielkim oddaniem wychowywał młodych do dojrzałej miłości. Serca wam błogosławię. Assistiamo adesso ad una breve esibizione dei due circhi presenti. È stato annunciato, ora si esibiscono alcuni rappresentanti di due circhi, si tratta di giocolieri acrobati
si esibiscono alla presenza di Papa Francesco, che gradisce come al solito lo spettacolo. Prosegue l'esibizione degli artisti circensi. L'udienza di stamane consolida gli eccellenti rapporti fra la gente del circo e dello spettacolo popolare e la Chiesa cattolica. In questo momento storico costituisce anche una iniezione di fiducia e speranza e ci carica di responsabilità, rendendoci tutti più consapevoli della peculiarità artistica e valoriale che lo spettacolo equestre esprime ogni giorno nelle nostre città, piccole o grandi che siano. Misunderstood ain't gotta be explained, but you don't understand me, so let me explain. Stood in the heat, the flames, no. Sono numerosi i circhi e gli artisti che nel corso dei decenni sono stati presenti in Vaticano, che hanno stretto la mano, hanno abbracciato diversi pontefici, diversi papi. Basti pensare nel rapporto di familiarità che legava Giovanni Paolo II ai circensi. Se non vado errato, nel 2010 una tappa importante fu l'ottavo congresso promosso dal Pontificio Consiglio dei Migranti dal titolo Circhi e Luna Park, cattedrali di fede e tradizione, segni di speranza in un mondo globalizzato. Visibilmente divertito appare Papa Francesco nel vedere l'esibizione di questi artisti circensi, anche i numerosi pellegrini presenti nella grande aula dell'udienza in Vaticano gradiscono lo spettacolo e seguono attentamente l'esibizione di questi giocolieri, di questi acrobati presenti qui. Thank you.
un applauso per gli artisti che si sono esibiti alla presenza di Papa Francesco. In questo momento gli artisti si avvicinano al pontefice per salutarlo. Anche alcuni bambini in costume salutano il pontefice. E tra poco ci sarà anche la foto di rito a ricordo, a suggellare questo incontro con il successore di Pietro. Santo Padre, i fedeli italiani desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle vittime, tutte civili, dell'attacco missilistico che ha colpito una zona urbana di Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le buone relazioni tra vicini non si costruiscono con simili azioni, ma con il dialogo e la collaborazione. A tutti chiedo di evitare ogni passo che aumenti la tensione in Medio Oriente e negli altri scenari di guerra. Domani inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Per quest'anno ha per tema «Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo come te stesso». Vi invito a pregare affinché i cristiani raggiungano la piena comunione e rendano un'unanime testimonianza di amore verso tutti, specialmente verso i più fragili. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli de Bellizzi, il gruppo Federcassa, l'Istituto Pio IX La Salle di Roma e la scuola Highlands Institute di Roma. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli. Oggi la liturgia fa memoria di Sant'Antonio, abate, uno dei padri fondatori del monachesimo. Il suo esempio ci incoraggi ad accogliere il Vangelo senza compromessi. E non dimentichiamo i paesi che sono in guerra. Non dimentichiamo l'Ucraina, non dimentichiamo Palestina, Israele, non dimentichiamo gli abitanti della striscia di Gaza che soffrono tanto. Preghiamo. Per tante vittime della guerra, tante vittime. La guerra distrugge sempre. La guerra non semina amore, semina odio.
La guerra è una vera sconfitta umana. Preghiamo per la gente che soffre nella guerra. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, ser libera nos a malo. Domino Coviscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et cum spiritu tuo. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 17 gennaio, terza udienza per questo mese, per il nuovo anno. Il Papa, come avete sentito, proseguendo il suo itinerario sui vizi e le virtù, ha parlato, ha dedicato la sua catechesi alla lussuria, un vizio addetto pericoloso che riguarda la sfera sessuale. Ma di tutto ciò parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io restituisco subito la linea alla regia. Vi ricordo alle 10 in punto l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e subito dopo ci ritroveremo noi per proseguire, parlare della catechesi, parlare della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e poi ascolteremo anche la testimonianza di un cappellano ospedaliero. Quindi ci risentiremo alle 10:05 esatte. A più tardi.